A Belluno c'è il ritorno di Ferdinando Fefè De Giorgi. È un ritorno il tuo, perché comunque ormai non ti ricorderai neanche più quando, ma quasi 40 anni fa tu sei venuto a giocare a Belluno con quel tuo 78, 79, 80, 81, 81 siamo, una cosa siamo attorno genere. Lì e con Ugento sei venuto a giocare a Belluno in Serie A1, tu pensi? È vero, ricordo che non un viaggio bello lungo per noi, perché da Torre, praticamente Santa Maria di Leuca, diciamo, Ugento era lì vicino, arrivare a Belluno era stata lunghissima. Ci sono anche ritornato da allenatore in un anno che è venuto a giocare qui il Sisley Treviso Belluno, si chiamava, è venuto per 2 anni, quindi ero venuto a giocarci anche come allenatore, io ero a San Giustino, quindi sì, cioè adesso ritorno in altre vesti, diciamo. Ne è passata tanta. Un piccolo grande uomo, perché quel 1,78 che era una cosa che dicevano non può fare chissà che cosa, invece ne ha fatte, ne ha combinate tante di cose belle. Sì, è vero. Non credevano in tanti, soprattutto per il discorso da giocatore, perché poi da allenatore diciamo che l'altezza non è così importante, ma da giocatore, soprattutto all'inizio, insomma, non tutti pensavano che potessi arrivare a giocare anche in nazionale come è stato, però è una storia carina, un po' qualcosa racconto nel libro, perché alla fine da queste esperienze che si hanno nella vita poi si tirano fuori anche concetti, metodo quasi per affrontare le cose, come è stato per me in quel caso. E guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, no? Guardare il bicchiere mezzo pieno, soprattutto guardare quello che si ha, non quello che manca. Soprattutto quando quello che manca non lo puoi cambiare. quello che manca mi fai pensare a quello che manca alla nazionale italiana, cioè la vittoria alle Olimpiadi. È un sogno, è una possibilità, è meglio non pensarci, è meglio fare un torneo anche di qualificazione, così magari si arriva più allenati alla, per no, vedere beh, no, un positivo. Quello l'avremmo evitato volentieri sinceramente. No, ma penso che bisogna viverlo giusto, reale, per quello che è. Manca questo trofeo alla pallavolo italiana, ma noi siamo un gruppo che sta cercando di crearsi una sua storia, quindi diciamo non ci prendiamo meriti né demeriti né meriti della pallavolo italiana in generale. Questo è un gruppo di ragazzi bravi, forti, che ha voglia ancora di fare, di crescere, di fare risultati. Adesso abbiamo una cosa importante, è qualificarci per questo torneo, che l'Olimpiadi chiaramente, ma soprattutto per il punto di vista mediatico, il torneo principe, però credo, come hai detto all'inizio tu, deve essere un sogno, come era il sogno di vincere l'Europeo, il sogno di arrivare a un mondiale competitivi. La cosa che dobbiamo fare è qualificarci e arrivare competitivi. Credo che poi noi abbiamo qualità, insomma, per fare bene, cioè vincere non te lo garantisce nessuno, te la devi andare a prendere, diciamo. Da alzatore a allenatore, forse il ruolo più giusto per diventare allenatore è proprio quello dell'alzatore? Sì, beh, diciamo che è un ruolo nel quale devi farti qualche domanda, come quando fai l'allenatore, cioè quando alleni devi gestire, no, tante situazioni. Quando fai l'alzatore chiaramente non è solo il passare la palla, ma dietro c'è un aspetto tecnico, tattico e gestionale anche delle persone, perché devi conoscere i tuoi atleti nei vari momenti delle partite, delle difficoltà, per poterli gestire bene. Quindi è un ruolo che avvicina abbastanza all'allenatore, è quello più vicino. Tu hai iniziato giovanissimo a giocare e hai giocato fino a oltre 40 anni, e quando terminerai di allenare? Guarda, io ho smesso di giocare a 41 anni perché avevo avuto l'opportunità di smettere anche prima, mi era stata proposta di allenare, ma quando c'è il fuoco sacro non me la sono sentita di smettere, e questo sarà lo stesso da allenatore, finché ci avrò voglia di prepararmi, di migliorarmi, di far fatica, di stare lì, di sudare in un modo diverso chiaramente da giocatore, penso che lo farò. Però no, non mi metto mai dei limiti, in questo momento sono molto coinvolto, e finché ci sarà e mi renderò conto che posso dare qualcosa, lo faccio. Grazie mille, lascio questa serata con la Pallavolo Belluno, che qui stanno cercando di ritornare in A1. Sì, lo so, speriamo, perché c'è tradizione e secondo me il fuoco si riaccende velocemente.
Grazie ancora, prego, Fefe. Prego.